scempio vero e proprio, perché al di là del fatto proprio della vendita delle opere d'arte, loro puntano proprio a distruggere la cultura millenaria. C'è stato nel 2012 un convegno all'Università di Rat, al quale ho partecipato insieme al professor Andrea Bruno, che è un collaboratore dell'UNESCO, un professore che si occupa di arte di Torino, e lui diceva che negli anni 60 io venivo qua in Afghanistan e c'erano i minareti, una cosa meravigliosa, lì ristrutturavamo quando le donne in Afghanistan ancora andavano in minigonna, poi è arrivato l'avvento del terrorismo internazionale, nel caso specifico dei talebani, e hanno distrutto tutto. È questo di cui dobbiamo tenere conto, loro distruggono tutto quello che trovano. In Afghanistan basta pensare che mettono D&D, cioè gli ordigni inesplosi all'interno delle bambole per i bambini, stanno per aria, io stessa ho visto un bambino con la testa saltata per aria, capitano queste cose. E comunque, scusate, già che